In Italia autunno, se, l'ho sempre detto, se scoppia la rivoluzione torno in Italia. Ero dentro in una buca e l'artiglieria, una scheggia mi ha colpito la spalla qua dietro. Questa sono riuscito a toglierla, questa. Cioè ti hanno operato e l'hanno... Sì, mi hanno operato due volte. Qua siamo alla stazione di Donetsk. Sì. Com'è la situazione oggi? Sentivamo degli spari ieri sera. Adesso tutte le sere senti l'artiglieria, tutte le notti senti l'artiglieria. Qui ci sono scontri anche di fanteria, attacchi, contrattacchi. Ci sono morti e feriti tutti i giorni da entrambi le parti. Cos'è che ti spinge, insomma? Ideali, ideali. Ho già detto. Che tipo di ideali? I nostri politici, loro pensano soltanto a mettere in tasca i soldi, ragazzi. È questo il fatto. Cioè, ci sono anziani che non hanno neanche la pensione da 400 euro, non arrivano alla seconda settimana. Ci sono padri di famiglia che non hanno lavoro e a loro non gli interessa. Non gli interessa, c'è poco da fare. Qua la gente, i politici pensano al proprio popolo, pensano alle tradizioni, pensano a far mangiare alla gente, dicono questo non va bene, bisogna migliorarlo. L'Italia non è così, a me questo non mi piace. Si combatteva in un paesino, si combatteva casa per casa, avevamo gli ucraini a 150 metri, loro venivano avanti fino a 50 metri, cioè a granate, andavamo a granate. E anche là, 3-4 giorni fa, è morto un mio amico. Là. Le tue prospettive qua quali sono? Stai qua, continuare? Beh, io adesso ho sempre detto che sto qua fino alla fine della guerra, anche se mi manca l'Italia, perché mi manca l'Italia, c'è poco da fare. Io sono quasi 2 anni che non vedo mia mamma, la mia famiglia. E mi manca l'Italia, però io ho sempre detto che sto qua fino alla fine della guerra, io sono una persona di parola. Sì, in Italia autunno, l'ho sempre detto, se scoppia la rivoluzione torno in Italia. 2 anni fa avevamo nessun documento, avevamo una piccola, una carta così di plastica, c'era scritto il tuo Pasanoi, il soprannome di battaglia e in quale gruppo combattevi, basta. E il numero, basta. E ti davano una piastrina, basta. Adesso ti danno il documento militare, che grado hai, nome, cognome, quale gruppo combatti, che arma usi, che arma hai, ti registrano. Sta diventando, vogliono far diventare un esercito regolare. Ma nei villaggi dove voi combattete, insomma, queste zone vicino a nord di Donetsk, la gente ci abita ancora o non ci abita più nessuno? No. Dove sono io, casa, non c'è nessuno, c'è un villaggio intero e è tutto deserto. La gente è giustamente scappata. Sì, ma il fronte è praticamente qua finiscono, è come se qua finiscono le case, qua finisce il paese e qua c'è la trincea. Come fai a stare qua? Cioè passano fuori i proiettili da tutte le parti, cioè è impossibile che... Tu immagina una scheggia di queste, vedi cosa fa un muro. Tu immagina se entra qua o qua. E io ho preso una di queste, Hai preso una di qua, sulla gamba le prese? No, qua. Lì? Sì. Vedi qua, anche qua. Cioè... Ma sì, il fronte quanto dista da qua? Beh, io da qua in macchina, quando vado in macchina, se mi vengono a prendere, ci metto 7 minuti. Da qua alla trincea, dove siete? Da qua...